Signori, buonasera. Terra di Mezzo oggi ci interessa di salute. Abitualmente noi ci interessiamo di cultura nel senso, come dire, più umanistico della parola, legata alle nostre vicende territoriali. Però quest'oggi riteniamo opportuno e indispensabile affrontare il tema salute e in particolar modo un aspetto della salute, un aspetto che vede coinvolte decine, centinaia di migliaia di persone. Il problema che oggi affrontiamo è legato alla influenza, alla classica influenza che colpisce un po' la popolazione italiana in questo periodo di tempo. Sono in compagnia del dottor Gaetano Morrone, che è direttore dell'unità operativa complessa epidemiologia, prevenzione e registro tumori. Ringraziamo innanzitutto l'ASL di Avellino di averci dato, come dire, l'ok per questo servizio di approfondimento, perché cercheremo di conoscere anche un po' i dati, l'andamento dell'influenza e come comportarsi soprattutto rispetto, ecco, a questi attacchi influenzali. Parliamo subito di come questa influenza sta, come dire, mostrando il proprio andamento. Come sta andando allora, dottore? Il problema non presenta particolari preoccupazioni, cioè l'andamento dell'epidemia ricalca grosso modo quello dell'anno scorso. Si tratta di un'epidemia di media intensità che comunque finora ha già costretto a letto circa 2 milioni e 300 mila italiani. Non abbiamo Dimmi ancora quanti ora? i dati, sono dati aggregati a livello nazionale, perché esiste una rete di sorveglianza sull'andamento delle malattie influenzali che si avvale della collaborazione di medici di base. In provincia di Avellino ce ne sono 15 che settimanalmente, 15 colleghi che ringrazio per la loro disponibilità, perché i dati che ci trasmettono sono estremamente utili e significativi. Ripeto, nell'ambito di questa rete è possibile, valutando un campione di popolazione che è di circa il 2,5% della popolazione italiana, grazie all'opera di questi medici sentinella, è possibile avere un po' il polso della situazione, confrontarlo con le stime che ogni anno vengono fatte in base al tipo di virus circolanti, in base a quello che può essere il grado di ricettività di una popolazione rispetto alla diffusione dei virus influenzali. E le stime, tutto sommato, quasi come si può vedere dal grafico, no? Ecco, in questo caso qui l'andamento è dato dalla linea con i puntini rispetto alla linea tratteggiata che era quello previsionale. C'è da dire che rispetto alle previsioni un po' avrà inciso anche l'andamento stagionale, caratterizzato da giorni di inverno abbastanza mite e soleggiato, però è prevedibile soprattutto verso la fine del mese un incremento di quello Il che è picco il migliore picco. avremo Lo stando alla avremo media statistica le stando a quelle che sono le previsioni previsioni tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, e che è in linea un po' anche con l'andamento osservato dalle epidemie degli scorsi anni. Ecco, come si manifesta, come si sta manifestando questa influenza? Cioè, dove attacca principalmente? Vabbè, l'influenza è una Quella malattia classica. virale che è ritenuta abitualmente banale, e in effetti è facilmente superabile da una persona che sia in condizioni, diciamo, di salute ordinaria senza particolari problemi. Viceversa, però, ecco, rispetto alle altre infezioni virali, ce ne sono altre 250 possibilità, diciamo, da parte di altri Gli virus altri che virus, sì. possono dare delle affezioni respiratorie. La differenza si pone sul fatto che, mentre per gli altri virus l'infezione e la patologia è prevalentemente una patologia d'organo, cioè investe l'albero respiratorio a vari livelli, nel caso viceversa dell'influenza abbiamo un'infezione che generalmente è generalizzata.
E questo lo testimonia anche il corredo di dolori muscolari, articolari che accompagna in un certo senso la vera sindrome influenzale. Anche i tempi di recupero anche sono diversi. Anche sì, ci sono anche delle forme, può avere, ma molto spesso queste forme, diciamo, di tipo digestivo sono legate ad altri tipi di virus. Il virus, diciamo, ha l'influenzale. In genere è consigliabile seguire una terapia nella fase influenzale del piccolo Le misure di prevenzione, diciamolo chiaramente, quella più efficace è la vaccinazione. Noi fortunatamente in provincia di Avellino abbiamo avuto proprio nel territorio dell'ASL, abbiamo abitualmente una buona risposta a quella che è la campagna vaccinale e raggiungiamo dei livelli di copertura, insomma, di tutto rispetto. L'anno scorso, per esempio, abbiamo raggiunto il 64% di copertura riferita alla popolazione ultra 65enne, che è una popolazione particolarmente a rischio, soprattutto perché nell'età più avanzata è facile che una persona possa soffrire di altre patologie che possono essere scompensate dalla sindrome influenzale vera e propria. E prova ne sia che rispetto, per esempio, ad altri contesti territoriali, tutto sommato la scorsa stagione abbiamo avuto soltanto in provincia, soltanto, usiamo questa espressione perché l'ideale è sempre il livello zero da perseguire, intendiamoci, però solo due casi severi di influenza, dato su una popolazione di 440.000 abitanti della provincia, insomma il dato è sufficientemente. Una domanda molto, per te molto elementare, ma che molte persone non sanno: se io mi vaccino domani mattina, domani mattina 17, domani mattina vengo qui, per quanto tempo mi copre il vaccino? Allora, diciamo innanzitutto che esiste una tempistica che è preferibile rispettare. Il periodo migliore è sempre quello canonico della campagna vaccinale antinfluenzale, quindi il mese di novembre, la prima metà di dicembre. Questo perché l'organismo ha la possibilità di sviluppare quelle difese che poi proteggono. Mi sono distratto. Siamo in teoria ancora in tempo, insomma. Diciamo, usiamo il termine sportivo in zona cesarina, però sarebbe ancora possibile accedere alla vaccinazione proprio nei prossimi giorni. In caso di picco epidemico, insomma, la vaccinazione tardiva ha poco significato oggettivamente. Quest'anno c'è stato anche il coinvolgimento dei medici di medicina. Ma i medici di medicina generale sono sempre stati coinvolti. Quest'anno, anzi, l'adesione è stata totale da parte dei medici di base, quindi questo è un elemento che ci fa ben sperare nella riuscita della campagna vaccinale. I dati di quanto si è alleggerito in termini statistico il peso, diciamo, il lavoro che voi facevate senza effetti, in alcune situazioni c'era fino a qualche anno fa, per esempio, la situazione era molto consistente proprio da Avellino città. Siamo arrivati, proprio come con i nostri ambulatori, a punte record anche di 5.500 soggetti vaccinati, insomma, dal nostro ambulatorio nel corso di un mese circa. Attualmente la possibilità, diciamo, di ricorrere all'aiuto, alla valida opera dei medici di base consente una maggiore capillarità della somministrazione. Le categorie elegibili a vaccinazione? La categoria principale è ovviamente costituita dai soggetti di età pari o superiore ai 65 anni, proprio per la possibile presenza di comorbosità che potrebbero essere scompensate. Però ovviamente anche soggetti di età inferiore, anche i bambini che eventualmente abbiano problemi, particolari patologie croniche, respiratorie, sono soggetti, categorie, insomma, alle quali va offerta, anzi viene
offerta gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale. Ci sono, tra le, viene poco considerato, però per esempio anche familiari che assistono persone che hanno delle patologie croniche, che sono anziani, allettati, eccetera, anche per loro può essere indicata la vaccinazione proprio per impedire di trasferirla nell'ambiente domestico alla persona che casomai non può essere vaccinata per determinate condizioni, come dire, patologiche. Quindi c'è una protezione che da indirizzare sulla singola persona, una protezione che può essere sviluppata intorno a una persona. E non dimentichiamo anche un'altra cosa che è, tra virgolette, una novità introdotta quest'anno, che è l'offerta della vaccinazione alle donne in gravidanza durante il periodo epidemico, indipendentemente dall'epoca di gravidanza. Cioè, prima, per un eccesso di prudenza, la vaccinazione viene offerta alle donne che in periodo epidemico si trovassero nel secondo o nel terzo trimestre di gravidanza. Viceversa, studi approfonditi hanno dimostrato che la protezione risulta ancora più efficace per il nascituro quando è precoce l'epoca di gravidanza. Per cui, indipendentemente dall'età gestazionale, un'altra categoria è quella delle donne in gravidanza. Ecco, l'accensione di gravidanza è un tema che ci porterebbe così a fare tante domande. Scusi, questa influenza, mi viene spontanea questa domanda, può avere delle implicazioni di tipo neurologico, per esempio a chi ha già problematiche neurologiche? Cioè, come dire, se io sono una persona che ha problemi neurologici, vaccinandomi posso generalmente essere... Allora, generalmente proprio il tipo di aggressione che è portato dall'infezione è come dire, rivolta più verso altre patologie d'organo. Intendiamoci, ho già accennato al fatto che l'influenza è di fatto una malattia che colpisce per intero l'organismo, quindi la possibilità che direttamente o indirettamente provochi lo scompenso di un equilibrio che è mantenuto, come dire, in modo molto precario, così è consistente. Senta, un'altra cosa, parliamo di altre vaccinazioni, sì. Misuriamo un po' la maturità della nostra gente, della nostra popolazione, vogliamo indicarne alcune tipologie su cui allora, è interessante soffermarsi? Se vogliamo, come dire, riferirci a quella che può essere la sensibilità comune nei confronti delle vaccinazioni, possiamo dire che nella nostra provincia viviamo una situazione abbastanza felice, cioè nel senso anche che l'ASL fa tutte le campagne di prevenzione, sicuramente di questo va dato merito agli operatori dei punti vaccinali che hanno consentito di raggiungere per esempio dei livelli di copertura che ci vengono invidiati, il dato per esempio ultimo relativo alla copertura vaccinale per l'esavalente a 24 mesi, cioè una delle vaccinazioni dell'obbligo, ecco, parliamo del 96,8% di copertura vaccinale, nel caso per esempio del morbillo parotite e rosolia, siamo al 94,5%, se ci riferiamo a quelli che sono gli indici LEA, siamo al di sopra di quelli che sono gli indici previsti, quindi questi sono dati di tutto rispetto che vanno a merito degli operatori sanitari che lavorano, ma anche va reso merito a quello che è la coscienza media, la sensibilità questo per quanto riguarda le vaccinazioni dell'obbligo, ma abbiamo degli ottimi livelli di copertura anche per le vaccinazioni non obbligatorie, ma che sono raccomandate, tipo per esempio
giusto per dare un'idea, in età infantile l'antipneumococcica, l'antimeningococcica, sia il quadrivalente che quella specifica per il meningococco B. Nel caso dell'età diciamo adulta anziana, altra vaccinazione che spesso è associata a quella influenzale, che è l'antipneumococcica. Quindi abbiamo buoni livelli di copertura anche per queste vaccinazioni non obbligatorie ma fortemente raccomandate. Senta, una delle ultime domande, ormai siamo quasi alla chiusura. L'offertativa. Io sono in treno, sono in macchina, sento che c'è qualcosa che non va, no? Sto tentando un attimo di simulare una situazione di attacco di attacco influenzale, non c'è starnutire, tosse, eccetera, eccetera, no, anche una forma di ipertermia, avverto che la febbre mi sale. Le raccomandazioni iniziali, quali devono essere? Allora, ci sono i classici consigli della nonna. Soprattutto se non sono nella mia città. Mi piace ricordare a questo proposito la campagna che mi è fatta nel 2009 in previsione della paventata pandemia, sì. I consigli che dava Topo Gigio: lavarsi frequentemente le mani, fare arieggiare i locali, soprattutto se si hanno dei sintomi, restare a casa. Evitando di soprattutto nelle fasi precoci, sono quelle in cui la contagiosità è maggiore. Eventualmente ci si può proteggere anche con una mascherina, ma giusto per evitare di trasmettere agli altri il contagio, e soprattutto, insomma, quando si ha l'influenza, farla passare tranquillamente senza anticipare, diciamo così, la ripresa di un'attività. Ma tutto questo per dire una cosa, scusi dottore, vediamo se è esatto quello che dico, che non bisogna fare i medici di se stessi. Assolutamente. Cioè, perché molti si sentono male, non telefonano al medico, ma si prendono l'antibiotico, l'antinfiammatorio. L'antibiotico, e qui dovremmo, questo sarebbe un'ottima, spunto per un altro, cioè quello dell'uso indiscriminato e inappropriato degli antibiotici, che si sta trasformando in un serio problema sanitario. Quindi per questa influenza l'antibiotico ho preso autonomamente. L'influenza è una malattia virale, l'antibiotico non agisce sui virus. L'antibiotico funziona nel caso in cui all'infezione virale si sovrappone un'infezione. Nel caso dell'influenza possono essere presi dei sintomatici per lenire casomai il mal di testa o il dolore muscolare, l'antidiuretico per abbassare la febbre, ovviamente, emollienti e balsamici per favorire la respirazione, ma nel momento in cui si prende l'influenza il consiglio migliore, qualora non sia ovviamente complicata, è di attendere che la malattia faccia il suo decorso stando tranquillamente a casa. Noi la ringraziamo, come ci viene, la ringraziamo. Ringraziamo anche la direzione generale, che rispetto alla problematica della prevenzione è molto sensibile. Sono anni che lavora molto bene sia la direzione aziendale, ma nella diffusione di una mentalità sia per quanto attiene alla popolazione, ma anche una cultura della prevenzione che passa attraverso il medico di base, che diventa sempre più protagonista, come dire, grande filtro territoriale, unitamente naturalmente ai dirigenti responsabili dei settori epidemiologici o della prevenzione in generale. Buon lavoro, dottore, grazie. Grazie.